Piero Bascerano, mister dell'US Soverato. L'US vince 3-2 col San Vito, ma una partita sofferta. Le ha dato un filo da torcere questa squadra. Sì, oggi devo dire che il San Vito ha fatto una buonissima gara. E immaginavo che oggi sarebbe stata dura perché abbiamo fatto una, diciamo, richiamo della preparazione, eravamo un po' stanchi e si vedeva in campo che non correvamo come le altre volte. Però questo non toglie il merito al San Vito, che ha fatto una buona gara, ma credo che alla fine l'abbiamo spuntata per la determinazione in più che abbiamo messo in campo. Ma io dico che a questo punto bisogna lasciarlo più da parte questa parola salvezza, perché al punto in cui si trova siamo già al giro di boa del girone di ritorno, e quindi i punti conquistati sono da far pensare altro. Sì, io ho detto che siamo partiti per la salvezza, quindi non ho detto che ci dobbiamo salvare, perché mi sa che i punti li abbiamo fatti. Però dobbiamo rimanere con la stessa umiltà, con la stessa voglia, venire ad allenarci tutti, perché abbiamo avuto qualche infortunato, qualcuno che è partito, quindi se siamo tutti qua ce la giochiamo fino alla fine. Poi la nostra speranza è di arrivare il più lontano possibile, visto che siamo là, però già andare nei playoff sarebbe una buonissima cosa. Salvatore Stallo, il capitano dell'US Soverato, ho visto che quando al gol ti sei alzato la maglietta, come mai, cosa c'era scritto? È una dedica per la ragazza che porto nel cuore, che è Maria, una ragazza di Guardavalle, quindi è un amore infinito, quindi tutti i miei gol sono dedicati a lei. Siamo della partita, una partita non giocata oggi tanto bene dall'US Soverato, forse perché c'erano tantissime assenze, la partita forse era stata presa sotto gamba, ma avete incontrato una buona squadra, un San Vito che vi ha fatto veramente penare. Sì, il San Vito è una buona squadra, è quadrata, gioca un buon calcio e noi veniamo sempre come nelle pause natalizie, si sa che ricominciare sempre è difficile, ripartire, ricominciare di nuovo, quindi però abbiamo affrontato questa partita col cuore, perché volevamo vincerla e l'abbiamo vinta alla fine, perché ci divertiamo, siamo un gruppo che a cui piace giocare a calcio, stare insieme, ci piace lottare e vincere le partite, che poi è la cosa più importante. Vito Bilotto, il presidente del San Vito, una partita persa 3-2 qui a Soverato, ma giocata molto bene dalla sua squadra. Sì, effettivamente è una delle poche partite che vedo in modo molto corretto da parte del Soverato giocata la partita. Purtroppo hanno preso un gol di vantaggio e ce ne andiamo sconfitti. Mi augurerei di trovare durante il campionato altre squadre che giocano in questo modo al pallone, perché se ne trovano poche corrette così. Ma visto la sua squadra giocare oggi e vederla in classifica come si trova, direi che non è questa la figura del San Vito. E a volte purtroppo la ruota, anche se gira nel senso corretto, non sempre si sviluppa la velocità voluta. La squadra, effettivamente c'è la squadra, però non riusciamo a mettere in moto il meccanismo di portare punti, anche perché si è partito un attimino con un handicap, una partita vinta persa a tavolino, e la squadra si era un po' demoralizzata. Comunque il cammino ancora è lungo, ci dovremmo recuperare durante la fase di ritorno.